Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima diretta. Oggi per voi lo Spunti Sofi. Perfetto. Ci sono. Mamma sta arrivando, rullo di tamburi. Eccomi, sono andata a sistemare il telefono. Buon pomeriggio. Ben arrivati. Buon pomeriggio a tutti. Allora, come va il telefono? Va bene così? Perfetto, si vede? Allora, oggi qui a Bastia Umbra, in Umbria, c'è un tempaccio, temporali, sta cadendo giù anche il cielo. Io sinceramente mi sono un attimo spaventata, però deve piovere. Ciao Liliana, ciao. Così. Liliana, dopo ti rispondo perché l'audio non mi si sente, questo microfono lo dobbiamo cambiare. Allora, ciao Agronda, oggi se si legge. Ciao, buon pomeriggio. Sofia ci legge tutti i commenti perché voglio per filo e per segno tutti i nostri amici che ci scrivono. Scusate se andiamo un po' di fretta, ma... Ma no, oggi con calma, oggi abbiamo una sola ricetta, lo Spunti Sofi. E volevamo realizzare con voi una pizza in una veste un po' diversa, più fantasiosa per i bambini. Così è più anche appetitosa, no? Anche l'occhio vuole la sua parte. Ciao Maddalena, ciao Anna, ciao Liliana. Buon pomeriggio. Ciao allora. Anna e ciao Lina. Buon pomeriggio. Allora, ha scoppiato. Io ieri sera ho impastato... Noi. Sì, perché Sofia ha fatto le pieghe, è stata molto brava, lo devo ammettere. Allora, abbiamo fatto una focaccia. Vedete le bolle? Si vede? Mi metto anch'io all'opera. Eh sì, ci sono delle bollicine. Bene, che cosa ho fatto? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo impastato, erano le 10, infatti siamo andati a letto anche tardi. Abbiamo fatto rilassare la nostra pasta un'ora, poi abbiamo fatto le pieghe come si fa col pane e poi l'abbiamo messa in frigo fino a stamattina. Alle 11 l'ho tirata fuori e l'ho lasciata a temperatura ambiente. Ecco qui che ha maturato ed è pronta e digeribile per essere mangiata. E fila. Fila. Perché non mi volevo sporcare. Vabbè, adesso. Ciao a tutti, ciao Rita, ciao Gabriella, ciao Giovanna. Che cosa facciamo? Ciao Pisca, allora, ciao Maria. Molto semplice, una pizza, noi questa sera vogliamo mangiare la pizza. Allora, del sugo di pomodoro, la salsa di pomodoro con sale e olio, niente di nuovo. Poi della scamorza e del prosciutto cotto, ma voi se avete funghi. Noi adesso stiamo facendo un po' la ricetta del riciclo perché dobbiamo andare a fare la spesa, siccome si esce poco. Noi adesso recimoliamo quello che abbiamo in frigo. Scusa mamma, per l'impasto per fare la pizza? Subito. Cioè la... Allora, abbiamo messo 400 g di farina zero, che adesso la farina zero è proprio, va proprio a bomba. Poi circa 250 ml di acqua, perché a volte la farina non assorbe sempre lo stesso quantitativo di liquidi. Poi un cucchiaino di sale, un cucchiaino di zucchero e abbiamo messo un pizzichino di lievito di birra. Perché? Un pizzichino perché ha lievitato tante ore, l'ho messa nel frigo, quindi meno lievito mettete più deve lievitare. Ok. Ciao Gabriella, ciao Palma, ciao Gina, due cucchiai d'olio. E questo è. Ciao Manuela, ciao Flora. Ora. E Gabriella. Ciao, ciao a tutti. Che cuochi, grazie. Ah sì, troppo gentile. Allora, che sto facendo? Stavo prendendo la farina di qua. Allora, io faccio così. Prima spargiamo. Guardate che bella albiola. Ciao Mirella. Ciao, ciao a tutte. Anche oggi vi facciamo compagnia. Allora. Io mi aiuto perché stavo dicendo, mi aiuto con la farina perché l'impasto è abbastanza morbido e quindi... Ciao Rosaria, buon pomeriggio, principessa e Tina, grazie. Oh, grazie. Rita, l'olio ci vuole? L'olio sì, due cucchiai di olio, un cucchiaino di sale, un cucchiaino di zucchero, grazie. Prego. Poi abbiamo detto una puntina di cucchiaino di lievito liofilizzato, ma se avete quello fresco, un grammo o due va bene. Io avevo quello secco. Io ho fatto quello che... Guarda Sofia, devo fare un rettangolo, adesso sì, mi aiuto sì, piano piano. Ricordo. Allora, poi abbiamo detto 400 grammi di farina zero e 250 grammi circa, o ml, Sofia leggi, di acqua. Ciao Piera, buon pomeriggio. Io adesso formo un rettangolo. Più o meno. Più o meno. Ok. Più o meno, ci provo. Ciao Elisabetta, grazie. Guarda, fanno le bolle. Ne ho schiacciata una, ho fatto... Allora, facciamo così, guarda Sofia. E anche oggi una ricetta Spunti Sofi. Che tempo fa da voi amici? Perché qui veramente sta diluviando. Sta cadendo il cielo. Praticamente cioè, proprio... diluviando. Ma vabbè. Neanche per asparagi siamo andati quest'anno. L'altro anno pioveva sempre. Ogni domenica pioveva.
ora. Vabbè, però un po' li avevamo fatti con Babbo, sì, andavamo e così, un po' li avevamo più o meno. Invece quest'anno purtroppo è... Ciao Lisa! Pazienza! Da Londra, da Londra, da Londra, da Londra. Wow! Benvenute! Tiziana, ciao! Rita, quel bel tempo Calabria. Quel bel tempo in Calabria. È bel tempo in Calabria. Bene, bene. O forse quel bel tempo in Calabria. Allora, poi mettiamo un po' di sugo di pomodoro, la salsa. Ciao Vincenza. Vi diamo un po' un'idea per come svuota frigo, no? Perché adesso noi di solito facciamo così, quando si avvicinano i giorni quelli per andare a fare la spesa, beh, si consuma quello un po' che rimane, no? Oggi è il compleanno di Liliana, vero? Sì, oggi è il compleanno di Liliana. Tanti auguri Liliana, buon compleanno. E stasera fa la pizza. E ha fatto una buonissima sbriciolata con le fragole, l'ha messa sul gruppo di Tina in cucina. Grazie Liliana. È bellissima, sì. Poi ha fatto i tagliolini un po' più larghetti, bellissimi, brava. E dice poi è giusto che se tutto va bene per il suo compleanno fa la pizza. Fa la pizza, allora fai questa. Ciao Maria. Che è buonissima, cioè è anche simpatica, perché adesso vi do un piccolo consiglio. Questa sarebbe una focaccia. È una focaccia, sì. Allora Sofia, mettiamo il prosciutto. Ciao Manuela, ciao Maddalena, ciao Piera. Benvenuti. Ciao Esther, acqua fredda? Temperatura ambiente. Ok, Franca, un bacio dalla mia Calabria. Bene, Liliana, un abbraccio. Qui prima a Sicilia c'era il sole, adesso piove. Ecco, Maria, vedi? Da me nelle Marche un po' di sole, un po' nuvole e venticello. Tiziana, a Tolmezzo in Friuli non piove, nuvoloso però è così. Solo così. Nuvoloso. Perché già un po' ci mette un po' d'angoscia, però poi ci siamo noi che vi aiutiamo a cucinare. Bruno, e quindi speriamo di farvi compagnia, di tenervi compagnia, un po' di allegria. Buon pomeriggio, Bruna. Come si dice? Noi il sole ce l'abbiamo dentro, anche se è piove. Vero, ecco. Yeah. Ma l'impasto? Sì. Avete fatto ieri e messo ieri in sera? Sì, ieri sera abbiamo fatto l'impasto, abbiamo fatto una pagnottina. Io di solito un'ora aspetto, quindi metto l'impasto nella ciotola dopo averlo impastato per bene a mano. Chiudo e lascio un'ora. Dopo un'ora riprendo e faccio le pieghe in ciotola per 3 volte, a distanza di mezz'ora. Come il pane. A Brescia piove. A Brescia piove. Vedi? Katia, ciao. Antonella sta guardando il video in diretta. Bene. E poi cosa facciamo? Mettiamo l'impasto dopo aver fatto le pieghe subito in frigo. E lui nel frigo comunque lui lievita, però con calma. Però una cosa importante, lui cresce ma matura, è più digeribile, ok? Quindi stamattina io erano le 11, Sofia faceva i compiti, ho tirato fuori l'impasto e l'ho fatto ambientare fino ad adesso, no? In diretta. E quindi è stato tutte queste ore, lui si è allievitato, insomma. Ciao da Riccione, a Riccione piove. Riccione! Buon pomeriggio, bellissime, bravissime. Devo fare con il lievito madre, quanto la devo mettere? Su 400 grammi di farina va bene. Ciao, anche 90 grammi, 80 grammi, anche 100, dai, perché comunque non è che succede nulla, anzi gli diamo un po' di forza in più. Grazie, Lina. Però quando fate gli impasti, amiche, mi raccomando, il lievito deve essere sempre rinfrescato, almeno 4 ore, allora. Perché noi tiriamo fuori dal frigo il nostro lievito, allora diciamo domani voglio fare la pizza, tiriamo fuori il lievito, lo facciamo ambientare un'ora, rinfreschiamo, aspettiamo 4 ore e poi è pronto per essere utilizzato. Questa è una cosa importante. Quello che va avanza, le sub, però ci fate i tarali. Ah, domani volevo dare una notizia in diretta. Domani, dillo tu, dai, sì, ho capito. Domani i taralli. Domani faremo i taralli al finocchietto. Allora, per chi si fosse collegato ora, sì, stiamo facendo una focaccia. Una focaccia però in veste nuova, Cia. Molfetta. Sì. Che cosa, che tempo fa Molfetta? Buon pomeriggio, belle da Molfetta. Benvenuti. Genoveffa, ciao. Esther da Napoli. Antonella, ciao a Ivrea. Da Ivrea. Sì. Diluvia. Diluvia, ecco. Ciao, vedi? Franca. Sì, anche Piera, qui. Sì, tanta compagnia. Ci fa... Meno ci male. Fa meno male. Ciao, Clorinda. Giulia, ciao. Ciao da Taranto, qua nuvoloso. Ecco. Esther, vedi? La faccina con i cuoricini. Cuoricini. Patrizia, ciao, bellissime, da Campobasso. Da Campobasso. Ciao, Pina. Ciao Tatiana e la Franci, buongiorno, bellissime. Buongiorno, buon pomeriggio. La Franci poi ha fatto dei cornetti, ragazzi. Ha messo anche la ricetta, foto. Grazie, bravissima. Cornetti pan brioche, ho tanto di cappello. Bravissima. Allora, abbiamo messo sugo di pomodoro condito con sale e olio, prosciutto cotto,
scamorzina tagliata a cubetti, ma qui ci sta bene, che ne so, anche la fontina. Io adesso faccio un po' di pubblicità. La Siamo. Posso dire una cosa? Dai, me l'hai rubata. Ah, ecco, vabbè, io parlo troppo, devo stare un po' zitta. Ciao Lucia. Grazie. Ciao Lucia. Se avete qualche domanda, scrivete pure per... insomma. Volevo dire un'altra cosa. Anche se c'avete degli spinacini lessati, ripassati in padella, cicoriette, mettete, perché è tutto buono. Cioè, più mettete, più trovate. Aspetta un attimo. Vai. Giuseppe, Andrea, Sole e qualche nuvola. Sì, ecco, bellissime. La Franci, spiegami, adesso mi sono collegata. Okay. Allora, stiamo facendo una focaccia molto buona. Ecco, ho visto un lampo, aiuto. Anch'io l'ho visto. Aiuto. Allora, comunque, stiamo facendo una focaccia molto... Avete sentito il tuono? Prima la luce e poi il tuono. Allora, chissà dove è caduto, aiuto, io ho paura. Allora, in questo caso facciamo una focaccia arrotolata, adesso vi spiego. Vi servono delle forbici, vi dico solo questo. Allora, abbiamo messo quindi il base focaccia con 400 g di farina zero, l'abbiamo fatto ieri sera all'impasto, due cucchiai d'olio, un cucchiaino di sale, un cucchiaino di zucchero, circa 250 ml d'acqua, perché non tutte le farine assorbono allo stesso modo. Questo qui sarebbe stato buono anche un impasto integrale, molto buono sarebbe stato. Vabbè, non abbiamo la farina integrale. Poi che cosa facciamo? Adesso l'abbiamo farcito con sugo di pomodoro, prosciutto e scamorza. Ma voi mettete anche i funghetti, l'altra volta avevo fatto quei funghetti trifolati. Ora andiamo ad arrotolare, ma state attenti, Intanto io vado a salutare. Ciao Mariella, ciao Angela, Rosa, che belle, un abbraccio. Anna, buon pomeriggio. Vi abbraccio tutti. Teresa, buon pomeriggio. Teresa, ciao. La Franci, grazie, prego. Manuela, ciao bellissime, io sono a Cagli. Nelle Marche, e piove. Piove a Berlin. Siamo vicine, noi siamo in Umbria. Ciao. Poi, io sto arrotolando, Le dosi per la pizza, grazie. Allora, 400 grammi di farina, zero, ma se avete uno, due integrale, tutto buono. Mamma mia. Circa 250 ml d'acqua, un cucchiaino di sale, un cucchiaino di zucchero, due cucchiai d'olio e una puntina di lievito di birra secco, se ce l'avete, ma mi rendo conto che non si trova. Se avete quello fresco, ne mettete un grammo, due. Però vi dico questa cosa perché noi l'abbiamo fatto ieri sera, l'abbiamo messo nel frigo. Quindi meno lievito mettete, più deve lievitare. Io perciò ne ho messo poco, perché prevedevo che già il mio impasto avrebbe dovuto, insomma, riposare una notte in frigo, ok? Mi hai fatto spaventare. Prego. Quindi, se lo volete fare in giornata, voi impastate la mattina, mettete 10 grammi, 15 grammi di lievito di birra o lievito madre, circa 90-100 grammi, e lui lievita con calma. Il lievito madre ci mette di più, a lievitare. Poi, ciao Rosalba, da Roma. Da Roma, benvenuta. Teresa, qua piove a Courmayeur. A Courmayeur, ecco. Maria Pia, buon pomeriggio. Siete fantastiche dalla Sicilia. Troppo sono bravi, in Palermo. Siete, grazie, troppi complimenti. Sono di Palermo, è in Sicilia, però è di Palermo. È di Palermo. Si è sentito, Liliana, vero? Avete sentito? Non vi dico bugie. Eli, sono in ritardo. Allora, sei in ritardo? Tranquilla. Tranquilla. Allora, mi serve questo. Allora, abbiamo fatto una focaccia, però adesso vi faccio vedere. Io poi metterò la ricetta. Sofia, mi passi la teglia. Guardate come facciamo. Aspetta, aiuto. Guarda, no, voglio far vedere come si fa. Aspetta, così, ce lo mettiamo sulla mano. 3, 2, 1, via. Ora facciamo così. Ciao Nunzia, buon pomeriggio anche a Solopaca, il tempo non è bello. Ecco, Rosa, bravissima, grazie. Giuseppe, ciao, mi saluti. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Giuseppa, scusaci. Oh, ciao, scusami. Giuseppa, scusami. Benvenuta nella nostra cucina. Ho fatto una gamba, scusami. Angela, dove siete? Quale regione? Allora, noi siamo in Umbria. Sofia è nata a Foligno, ma ha dei genitori, io e mio marito, che siamo di origine campana, della provincia di Benevento, Solopaca. Ma siamo 12 anni ormai che siamo qui in Umbria, nella bellissima Umbria, e quindi abitiamo qui. Diciamo, mischiamo un po' le tradizioni, un po' umbre e un po' del nostro territorio, che è la Campania. Ciao Carolina, stiamo preparando una focaccia. Una focaccia. Vera, allora, anche qui piove. Sì. Io faccio così perché ho la maglia. Eliana, perché non la scrivo la ricetta? La scriverò dopo. La ricetta, cara? Sì, dopo la scriverò come sempre. Metterò il link, tranquille. Allora, questa focaccina, tra l'altro, se andate su questa pagina, Tina in Cucina, nella sezione vetrine, c'è questa, c'è la faccia un po' diversa, ma c'è questa ricetta. Adesso vi faccio vedere. Posso tagliare? Perché voglio che...
vedono tutti i nostri allora amici. Faccio così. Buon pomeriggio Flora, a Bari palese a Bari. Sono le sole e qualche nuvola. Infatti si è sentito Rosalba, vero? Lucia senza lievito? Ah, nella focaccia ci vuole il lievito, puoi mettere il lievito madre o il lievito di birra, se ce l'hai. Ecco, io adesso, una volta che ho fatto il rotolo, dove vai Sofia? Una volta fatto il rotolo, vado a tagliare, siete pronti? Posso procedere? Sì. Ciao Angela! Un chirurgo adesso, in questo momento. Interessa anche a me, grazie. Ok, allora, è un modo diverso di servire la pizza, non è che ho inventato nulla, eh. Ciao Giuseppa! Però è un modo carino per condividere con voi la nostra idea, niente di che, ecco. Allora, vado, Sofia, attenta. Quanto deve lievitare, allora, Rita? Allora, se metti il lievito di birra, dipende quante ne metti. Io l'ho fatto ieri sera l'impasto e ne ho messo una puntina di quello secco. Ma se tu lo vuoi fare in giornata, su 400 grammi di farina vanno bene 10 grammi, 15 grammi di lievito fresco. O ciao, un cucchiaino o due, sarebbe mezza bustina di quello secco. Oppure lievito madre, un 100 grammi, 90 grammi, va bene? Ora, una volta fatto il rotolo, guardate cosa faccio. Ciao Enrica. Vado a tagliare, ma non taglio fino in fondo sotto la base, solo sopra, ok? Sofia, mi guardi? Sì, sì. Così. Aspetta, devo allargarmi ancora di più. Sac. Sac. Tanto io vado. Baci dalla Sardegna, Donatella. Oh. Elisabetta, ciao dalla Puglia. Katiuscia, simpaticissime. Vedete, ho fatto dei tagli con le forbici. Zac, 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 zac. Poi abbiamo... Fatene un po'... lasciamo circa 2 cm 3. Ciao che Caterina. Un taglio e l'altro, anche 4. Ciao Caterina, ciao allora, Angela. Adesso io vado a fare così. A Sofia. Trentino piove. Piove in Trentino Alto Adige, ecco. Allora, io poi sposto, no? Si vede? Sì. Allora, devo... bilanciarmi un po', faccio uno a destra e uno a sinistra, uno a destra e uno a sinistra. Ci siamo? Sì, a destra e a sinistra. Voglio dire, allora questo invece ma non è un problema, lo facciamo andare di qua, questo qui lo facciamo andare di qua. Ciao Primiano. Poi vedete quando sarà cotta, cioè sarà bellissima, perché poi non ho acceso il forno. Ciao Anna, ciao Rita, Lucia, ciao bellissime, domani la farò anch'io, Franca. Bene, voglio vedere le foto sul gruppo di Tira in Cucina, molti di voi si sono iscritti, grazie, aspetto ancora molte altre iscrizioni perché dobbiamo crescere, così saremo... Prego Piera, Eli invece, ciao Tina e Sofia, siete simpaticissime, vi seguo sempre. Ecco qua, più o meno questa idea qui volevo darvi. Pasqua, ciao bellissime, Nicola. Io ho fatto qualche buchetto. Tina, mi manchi, un bacione da Mena. Ah, Mena, un bacione anche tu, la mia amica d'infanzia. Rita, grazie. Mena, grazie per seguirci. Marica. Così, in un certo senso ci sentiamo un po' vicine, anche se siamo lontane. Gabriele, grazie mille per l'invito. Molte amiche mi seguono, Carmen, Ludovica, Mena, Alessandra, Clorinda. Io adesso... scusate se mi dimentico qualcuno, ma siete talmente in tante, vi voglio bene tantissimo. E, grazie per sostenerci, per seguirci, è fantastico, veramente. Mi piace condividere con voi e rivedervi in un certo qual modo. Siamo andate a scuola insieme, abbiamo condiviso la nostra giovinezza. Non è che adesso siamo vecchi ancora, perché vecchi non si è mai vecchi. Però vi ringrazio e vi abbraccio virtualmente a tutte. Un bacione, perfetto. Grazie. Ora. Ecco Sofia, ecco perché io vado su. Ciao a tutti. Lungo il viale dei ricordi, lei invece taglia. Paola, ciao carissima, okay. Rita, wow. Mi emoziono. Venera, mi piacerebbe visitarla. L'Umbria, sì. Va bene. Giuseppina, molto ciao bella. Ragazzi, un molto abbraccio bella. Da Solopaca. Un abbraccio, un abbraccio. Ecco, questa è la mia idea della pizza. Poi in cottura, io adesso voglio fare una cosa con voi però, perché... faccio? La vado a spennellare con l'uovo, così è più dorata. Aspettami, adesso prendiamo un uovo. Ciao Giuseppina, Franca, saluti dalla provincia di Salerno, qui nuvola. Salerno! Mi è caduta una ciotola! Scusate. L'ha detto che mi ero Rita, domani pure io per la sera, vero? Domani sì, sera. Una pizzata, no? Anna, bellissime, bravissime, ciao Sofia. Poi Giuseppe, Angela. Uno che... No. Ciao belle, Gabriele, vi saluto da altre province, da altre province. Abbraccio tutti voi, abbraccio tutta l'Italia, vi voglio bene,
un abbraccio fortissimo, perché siete straordinari, ma abbraccio anche tutto il mondo, perché ci seguite da molte zone della terra. Grazie. Ciao Enza, ciao da Crotone. Sì. Enza bravissima, Anna ciao da Monte Carlo, Cristina buonasera, Eli rieccomi, Ostilio, saluti da New York, da New York, ciao Mariella, Iva se uno lascia senza tagliarla, va bene uguale, io è per darvi, sì puoi fare tipo uno strudel, no? Mi è sorpresa la ricetta, brava Eli, mi è venuta un'idea adesso, aspettate, ciao Rita, ho detto strudel, mi è venuta un'idea, io sono così, sono molto estrosa, uno mia. Strudel fatto tutto di verdure oh. E pancetta, che ne dite? Ma anche così, cioè, mitico. Eli, voi siete entrate nel mio cuore, perfetto. Oh, carina, Teresa, grazie. Se impasto la focaccia adesso col lievito madre per stasera? Direi che se la vuoi mangiare a luna di stanotte, perché col lievito... Però puoi fare una cosa, impasta, metti in frigo e domani la cuoci. Ciao Nunzia, ciao da Andrea, in parte di mia figlia e Melinda e mia moglie Nunzia. Allora, un abbraccio a Ermelinda, un abbraccio a Nunzia e un abbraccio a te che sei... Claudia? Aia! Scusa, ti ho gridato male. Nunzia, mamma Nunzia. Un saluto a tutti voi. Ciao Emilia, poi Fabiola, ciao Fabiola. Cadi sulla I, Fabiola. Ok. Ciao carissime, siete bravissime. Mariella, ciao da Palermo, Franca. Ciao. Voi di dove siete, care? Di... Allora, Umbria, io sono però. Della provincia di Benevento, ma vivo qui in Umbria da ormai, mi sa che sono quasi 13 Quanti anni. Quanti siete? Perché sono... Tranci, no. Nicola Buono. Cosa? Ok. Abbiamo io poi... Io devo fare una cosa, voi sapete che ormai mi conoscete tutti. Sono così come vedete. No, per favore. Mi piace di più, la mangio io. No, allora, scegli il pezzo che lo mangio io, che lo mangerò io. E io a me piacciono i semi, scusate. Due ne mangerò, dai. Quegli altri sono per te e per papà. Aspetta, come fa il conto? Perché papà non piacciono due, i semi. Due. Due, dai, qua. No, scusa. No, due me ne hai messi, basta. No, tre. E poi dobbiamo far vedere ai nostri amici che diamo un'idea in più, no? Ciao Marilena, buon pomeriggio da Brescia. Filomena, ciao buon pomeriggio, che cosa state facendo? Allora, la focaccia. Stiamo facendo una focaccia che Sofia ha voluto chiamare, se non sbaglio, come hai detto prima? Ah, focaccia Sofi. Focaccia Sofi. O Sofi Foca. Io l'ho già fatta molte volte, e c'è anche la ricetta nella sezione vetrine di Tina in Cucina, sulla pagina Tina in Cucina, ed è una pizza focaccia, perché l'impasto è come la pizza, però... È un rotolo come uno strudel. Che ho fatto emozionare. Ho fatto emozionare Nicola. Hai fatto emozionare anche me. Oh, Mena. Sì, Mena. Mena, sì, perché prima sono andata un attimo nel viale dei ricordi. Sì. Allora, quindi abbiamo disteso in un rettangolo la nostra focaccia. Poi metterò gli ingredienti. Abbiamo formato un rettangolo, abbiamo farcito con sugo di pomodoro, prosciutto e scamorza, poi abbiamo arrotolato e poi siamo andati a tagliare con le forbici sopra. E dopodiché abbiamo aperto, è carinissima, no? Vi piace? Ciao Rossanna! Per cambiare un po', no? Clementina, ciao Clementina. Bravissime, Aurelia, poi dalla Svizzera. Emilio, buon pomeriggio da Catania, Rosanna e Angelo, bravissime madre e figlia, se puoi grazie. Fare il lievito... Sei bravissima figlia, aiuto tua figlia, brava e complimenti. Sì, Franci, saluti da Grado. Grado? Chi è che ci chiama? Mi dispiace, rifiuto. Allora, adesso siamo in diretta, vi risponderemo dopo. Dopo. Ora, Mimmo, ricette con verdure spontanee. Bene, bravissimo. Perfetto. Allora, c'è il cardillo, il cardo, poi c'è la... Sì, la cicoria, la rughetta, guarda, puoi spaziare, veramente bravo. Per favore, per favore. Allora, lascia perdere. Ok. Oh, ciao Rossanna da Viterbo. Da Viterbo? C'è scritto Viterbo. Vietare Viterbo. No, stavo scherzando, dai. Qualche lettera, la vocale. Viterbo. 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 Ah, sì. Ok. Poi?
Poi abbiamo Mushi che ci scrive: siete molto simpatiche, saluti. Grazie. Da San Nicandro, provincia di Bari. Saluti Marica, San Nicandro e Bari. Maria Marra, Maria Marra, la facciamo insieme. Paola, sì. Buon pomeriggio a voi. Buon Giovanna, pomeriggio. Sto guardando il video in diretta. Antonia, ciao da Torino, da Toronto, benvenuti. Perché leggo male? Vabbè. Tranci, saluti da Londra. Mi scotta la mano. Londra, ciao Londra. Ciao Maria, buon pomeriggio. Tranci, Nicola Bruno. Tranci, Michele Coloro. Chi è Michele? Michele Coloro. Vabbè. Dove, scusa? Qua. Va bene, ci sta salutando. Poi, Tranci da Londra. Ok. Ciao da Trani, ciao da Londra. Bella saluti Trani. Da Milano, qui è nuvoloso. Un saluto. A che cosa serve lo zucchero nell'impasto? Allora, lo zucchero lo mettiamo perché noi viziamo il nostro impasto. Ci aiuta a lievitare un po' di più, va bene? È un agente che aiuta molto il lievito. Quindi mettiamolo e spesso si mette. Ecco, io lo metto sempre, anche quando rinfresco il lievito madre. Ecco. Non fa altro che aiutare, quindi. Per la ricetta dopo lo ridirai, certo. Sì, allora, Clementina, ciao da Novara, dopo lo diciamo mamma Novara, la ricetta. Benvenuti, ciao Novara. Buona Fer... mi dispiace, non riesco. Allora, facciamo la traduzione perché non... Benvenuta, come si chiama? Benvenuta. Christy, welcome. Welcome. Diciamo quanto dobbiamo cuocere la nostra pizza? Sì, un attimo, è che sì, sono molto indietro. Leggi. Rosatina, c'è mia figlia Chiara che ti adora, un abbraccio. Ciao Chiara. Saluta Chiara. Non mi fai fare l'orecchio. Perché sennò non si sente. Chiara, un bacione e un abbraccio da Tina e Sofia. Un metro di distanza. Grazie. Ma dai, stavo scherzando. Poi. Scusa, io ho il tono della voce alto. Rosanna, Viterbo, poi Rosaria. Ciao belli, mi sono collegata adesso. Cosa fate? Stiamo facendo la focaccia. Dopo ridiremo gli ingredienti. Eri, cosa cucinate che non ho capito niente? Dopo ridiciamo gli ingredienti. La focaccia. Ecco, sì, la focaccia. Poi ciao da Palermo, Maria. Mi fa male tutto. Devo sedere sul tavolo, devo fare qualcosa. Ciao Silvia, ecco. Ciao Eli, cosa state facendo? Che non ho capito. Dopo le diciamo gli ingredienti. Allora, stiamo facendo. Però se tu l'hai tolta, è normale che poi. Allora, stiamo facendo una focaccia. Ci andavi con i capelli. Ecco la focaccia. Bene, prego. Leggi, Sofia. Allora, Rosina, ciao, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Non capisco niente, Cristi, mi dispiace. Ciao. Cristi, benvenuta. Mi dispiace. Sorry. Ernesto, Mariella, bravissime, che bontà. Tommasina, fate troppa confusione e non fate capire niente. Oh, grazie, ci proviamo ad essere, scusateci. Stiamo facendo una focaccia veramente buonissima. E allora, ora aspetta. Angela, bravissima, Tina Sofia, grazie. Irina, ciao da Parma. Carmela, ciao da Modena. Dobbiamo salutarvi tutti. Ecco. Elena, ciao da USA, dall'America. Dall'America. Vero? Gina, scusa Tina, una volta tagliata devi rilevare. Allora, sì. Se vuoi un pochino sì, un quarto d'ora, non di più, ok? E poi io la cuocerò adesso. Adesso ho messo al massimo per farlo riscaldare bene il forno. Però 180 gradi, 190 gradi. Andrà bene per 20 minuti o ciao 30. Dall'Australia. Non conosco i nostri forni, ma 20 minuti, 30 minuti, ecco, diamoci questo lasso di tempo. Ci basiamo su questo. Sì, tempo. Perché il mio forno lo conosco, ma il vostro non... Io la metto subito proprio. Perché il nostro, com'è, ventilato? Vado, No, il nostro è statico. Ah, è statico. Però ventilato di solito cuoce ancora di più in fretta, perché c'è l'aria calda che spinge. Quindi diciamo, ventilato, mettiamolo a 180. Statico, anche 190. Poi, ciao dall'Australia, bravissime. Eli, mannaccia la connessione. C'è la connessione che fa un po'. Salvo, ciao da Modena. Ciao e Gianni, Modena. Ciao, ok, ce l'ho fatta. Ciao Modena. Allora, ridiciamo gli ingredienti. Ridiciamo gli ingredienti, così non facciamo confusione. Ci
scusiamo perché ci facciamo prendere perché troppo perché volevamo leggervi tutti. Allora, la focaccia, gli ingredienti sono 400 g di farina tipo 0, ma se avete 1, 2 va benissimo, circa 250 ml di acqua. Ciao Mira. Però circa perché? Perché non tutte le farine assorbono nello stesso modo. Poi un cucchiaio, ma una puntina di cucchiaino, ce l'ho qui, di lievito secco se volete far lievitare il vostro impasto in frigo, altrimenti se lo volete fare in giornata ne mettete un cucchiaino. Poi un cucchiaino di sale, un cucchiaino di zucchero perché aiuta la lievitazione e due cucchiai di olio extravergine di oliva sempre, ok? Sì. Cosa facciamo? Noi di solito ci piace farlo la sera prima l'impasto, così nel frigo matura e quindi è più digeribile, fa più bolle e c'è una serie di cose positive, insomma. Ciao Mirko da Borgo. Ciao. Elia, ciao Giovanna, un saluto da Napoli, mi piacerebbe vederla cotta la focaccia, grazie. Allora, quando sarà cotta posteremo la foto su Tira in Cucina su Facebook e poi dopo scriveremo anche la ricetta sul sito, qual è il sito? Tinaincucina.it. Ciao Flora, complimenti, siete bravissime, grazie. Inchino. Grazie mille. E poi vi chiedo scusa, ma siccome questa mattina tra tutte le cose che abbiamo da fare e studiare non abbiamo fatto la pizza prima, quindi la pizza cotta la vedrete sulla foto sul sito, quindi tranquilli. Però tranquilli che non vi lasciamo soli. No. Andate a dare uno sguardo se avete TikTok, che ci chiamiamo chiocciola tirapigna, su Instagram chiocciola pignatina. Ma che agente bravissimo che ho. Ciao Rosa, guarda. Ciao da solo da solo paca bellissime. Grazie, ciao solo Pi. Ines, ciao, siete bravissime. Grazie, è troppo gentili. E quindi cosa facciamo? Dopo aver fatto lievitare, se la fate in giornata, bastano 2 ore con 10 grammi o 15 grammi di lievito di birra. Se volete mettere il lievito madre, scusa che ti ho graffiato, mettiamo 100 grammi di lievito madre all'incirca, però con lievito madre deve lievitare almeno 6-7 ore, poi dipende dalla temperatura che abbiamo in casa. Ora andiamo verso l'estate, speriamo, e quindi lo facciamo, ci regoliamo, no? Però vi volevo dire una cosa, il sentore di quando la lievitazione è andata troppo avanti è quello di, in pratica, in superficie vediamo la pasta un po' stracciata. Quella è sentore, questa cosa che vediamo, è sentore che la lievitazione è andata oltre e quindi si sta stracciando. Quindi possiamo avere questo avviso, guardiamo bene il nostro impasto. Posso salutare Chiara? Ciao Chiara. Ciao Lucia, verrà salvata la ricetta, grazie. Sì, allora, la ricetta andrà sul sito e su Tira in Cucina e anche le dirette salvate. Sono anche su YouTube, sul canale YouTube iscrivetevi, Tina in Cucina, su YouTube siamo Tina Pigna, ok? Quindi le ricette sono tutte lì, tutte le video ricette, anche delle video madre. Ciao Michela. Quindi salvate le video ricette su Tina in Cucina e su YouTube. E condividete per far entrare molti amici e Sofia nella nostra cucina, perché essendo molti di più possiamo, come dire, possiamo crescere. Ecco, ciao la Franci, brava Sofi, grazie. Poi mi sono persa qualcuno, Franca, siete simpatiche. Grazie. Poi Francesca, belle, ciao dalla provincia di Catania, siete stupende, ciao, grazie. Milo, benvenuta. Mi chiama Rosa. Ah, ti chiami Rosa. Rosa, scusa. Mirko, ma in superficie non si stacca la pasta in frigo? No, allora, in frigo lei lievita, infatti fuori dal frigo, io quando la tiro fuori, stamattina erano le 11 che sta tutta la notte a lievitare nel frigo, piano piano a temperatura ambiente, sì certo, se vai oltre la lievitazione si straccia, però a me non si è stracciata, anzi era tutta bollosa. Perché noi abbiamo fatto una focaccia. Dopo diciamo gli ingredienti, cuocendo, Cristina, ciao ragazze, Lina, Sofia, sei tutta tuo padre, ciao. Sì. Oh, grazie, oh, lei grazie, è contenta quando grazie. Gli dite questo, gli ha tagliato la testa. Oh. Ciao grazie, Margherita, Lina. Ciao bellissima. Ti voglio bene, senza offesa. Ma cioè, ci mancherebbe. Piera, quante ore può riposare in frigo? Allora, io ho impastato ieri, allora dipende anche dalla farina. Se tu utilizzi una farina con molte proteine, possiamo andare anche a 48 ore di lievitazione nel frigo, quindi tranquilla. Però sto parlando di una farina tipo Manitoba che ha 360 V, la forza della farina che viene misurata in V, no? Così? V, doppia V. E quindi sì, allora, la 0 ha circa 11 proteine all'interno, quindi non può andare oltre le 24 ore.
però se prendi una farina di forza, tranquillamente in frigo. Michela, sono di Padova, cosa fate Padova. Di bello? Benvenuta, un abbraccio a Padova. Abbiamo fatto una focaccia che adesso è nel forno, però potete rivedere la ricetta, tranquilli, perché verrà salvata la... Mina, la siete ricetta. Molto simpatiche, ma grazie. C'è Sofia che ingombra troppo e non fa capire ciò che dice la mamma. È Sofia parli evidente. Troppo. Allora, ci scusiamo, ma è una bambina e quindi è molto felice di parlare. Quindi è così, se l'amate ci vedete, se non l'amate è così. E quindi è molto esuberante, è la mia bambina ed è molto brava. Ti assicuro che è molto brava, più di me. Allora, poi cos'altro? Abbiamo fatto questo rotolo, che abbiamo steso la pizza in maniera rettangolare. L'abbiamo farcita, abbiamo fatto un rotolo e poi questo rotolo, Sofia, come abbiamo detto, siamo andati l'abbiamo a tagliare tagliato con delle forbici, no? E poi abbiamo, come si dice? Abbiamo fatto un gioco di disegni, li abbiamo spostati, una no? destra, alternandoli. Una destra, una sinistra. Dopo metterò la ricetta, la foto pronta, ok? Ciao Marta! Ciao Marta! Ciao Cristina! Ciao Cristina! Allora, io vi dico di aspettarci perché metterò la ricetta dopo, con la foto pronta, e vi auguro un buon pomeriggio, anche se piove, ma vabbè, ci facciamo un bel caffè. E stiamo insieme. Francesca, amore, meravigliosa, grazie. Grazie. Mirko, vai tranquilla. Patrizia, ciao. Liliana, no commenti. No comment. Piera, grazie mille. Liliana, Sofia. Ognuno pensa come vuole. Ecco, se vi piace seguirci, siamo così. Ecco. Mary, ma un po' di educazione, no? Vabbè. Ah, tranquilla, non succede nulla. Allora, se... Sì, sì, vi amiamo insieme, grazie. Niente, va bene così, dai, Sofia, sei bravissima. Allora, noi vi lasciamo qui. E noi questa sera ci mangiamo una pizza buonissima. Si può usare la farina 00? La farina 00 è una farina un po' più raffinata e quindi le proteine si abbassano molto, meno di 10. Quindi non è abbastanza forte, però se avete solo quella, voi la impastate in giornata, tranquilli. Voglio un attimo leggere tutti, Che non si trova. Gina, Sofia sei bravissima, Cristina, Sofia non mi sembra evidente, anzi da un tocco d'allegria. Poi Caterina sei simpatica. Sei simpatica, Sofia, non dare retta a quelle che dicono. Fate bene, stare insieme, Michela, grazie, Maria, ciao, Francesca, dobbiamo il bello è proprio questo, vedervi in trampe. In trampe. Noi vi ringraziamo, vi lasciamo, ci vediamo domani con i taralli, faremo i taralli in diretta, la mia ricetta però dei taralli, che mi piace donarvela, li ho già fatti, postati in vetrina. Però li facciamo sulla vetrina, perché è la sezione vetrina, sottile in cucina. Quindi domani vi do l'appuntamento sempre alle 16.30 con i taralli al finocchietto e al vino bianco, mi raccomando. Ciao a tutti! Allora, un bacio e buon pomeriggio e grazie di cuore, come sempre. Chiudi tu o chiudo io, Sofia? Chiudo io. Vai! Ciao!